C'è gran fermento, amici miei, per la nuova stagione di Uomini e Donne, tra conferme, abbandoni e presenze in forse. Ecco gli ultimi rumors su chi parteciperà e chi non parteciperà nella prossima stagione del popolare dating show di Maria De Filippi. Ma prima di proseguire, sigla! Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nate e questa è una nuovissima pillola di gossip Uomini e Donne a chiusi battenti, che ve lo dico a fa, con la sua edizione 2022-2023, che ha come sempre intrattenuto e divertito i telespettatori, ebbene sì, nonostante trash, ricotte varie, vabbè. Come sempre si inizia già a pensare all'edizione successiva, e secondo quanto sta trapelando già in queste ore, ci sono dame e cavalieri che potrebbero non essere riconfermati per ragioni diverse. Il primo tra tutti è lui, l'uomo della ricotta, Elio Servo, che mi stava anche simpatico un po', a parte quando diventava rosso. Sembra essere tra i nomi che potrebbero essere in bilico, diciamo né sì né no, è in bilico, eh sì. Il cavaliere ha fatto discutere molto con la sua fobia della ricotta, del burro anche, ed è stato anche al centro di litigi che hanno coinvolto Tina e Gemma. Di conseguenza il pubblico potrebbe volerlo vedere nuovamente, dato che sicuramente i suoi siparietti non sono passati inosservati, perché sennò due Maroon 5. Sembra però che Elio non sia destinato a tornare, non si sa per il momento per quale ragione, ma appena lo scoprirò, raga, sarò qui come una faina svizzera a raccontarvelo. Forse il cavaliere non vuole più essere protagonista degli scontri anche molto duri che ci sono stati. Se così fosse, lo posso capire, caro Elio. Ma non solo Elio, anche Roberta di Padua, Aurora Tropea e Carla Belotti sembrano lontane da una riconferma per la prossima edizione. Ci strappiamo i capelli? No. Anche in questo caso, secondo le indiscrezioni, in parte le dame avrebbero degli impegni per cui non potrebbero essere presenti con costanza in studio, mentre in parte sarebbe stata proprio la redazione a non confermarle, proprio non è boff, frega, de meno. Invece certa, vabbè, la presenza di Tina, Gianni e Tini, soprattutto Tini, che è importantissimo, proprio un fulcro della, vabbè, come opinionisti, come del resto ha confermato la stessa Maria De Filippi durante l'ultima puntata dell'edizione. Ma Tini, che ci fa lì? Vabbè. Mentre si parla di dame e cavalieri non riconfermati, c'è anche l'ipotesi di un grande ritorno, amici miei, tenetevi forte, che farebbe molto piacere ai telespettatori, non solo, magari non a tutti, ma a molti sì. Si tratta di lui. Vola, gabbiano, bobo, vola, gabbiano, alato, Giorgio Manetti, The Gabbian Man, che anche in un'intervista recentissima ha dichiarato che gli piacerebbe tornare nella trasmissione, dato che è single da molti anni. Ah, io sapevo che era fidanzato, invece è finita anche con quella signora, vabbè, vabbè. Gemma ha poi dichiarato che crede che questo possa accadere. Meglio questo zitto. Va bene, un altro possibile ritorno è quello della dama Barbara De Santi. Ve la ricordate Barbara De Santi? Io, quando mi parlate di Barbara De Santi, la prima scena che mi viene in mente è lei che tira il biscotto a un cavaliere, non mi ricordo chi, però il biscotto, no? Come, oh, ti faccio male, ti tiro il biscotto. Vabbè, che ormai da molti anni non è più presente nel dating show di Maria. Dopo averlo abbandonato, vi ricordo, per sua volontà, è stata lei a dire, no, non me ne frega più niente, si vede che adesso ha bisogno di far cassa. No, niente. Intanto ci sono anche tante attese e riconferme. Sembra che non ci siano dubbi per quanto riguarda il ritorno di Gemma Galgani, ma questo non c'era bisogno, ne parlo sempre col mio gatto. Lei starà lì vita natural durante, mentre anche altri volti storici sono stati riconfermati. Eh sì. Malgrado le polemiche che ci sono state, infatti sembra scontato il ritorno di Armando Incarnato e anche quello di Riccardo Guarnieri, che mi domando che cosa ci fanno in quel programma. Perché è palese, lo sanno anche i baffi del mio gatto, che non gliene può fregare di meno di trovare l'amore. Va bene. Per conoscere i nomi invece dei tronisti, e no, quello è, io posso vedere nel futuro, ma non fino a questo punto, bisognerà attendere ancora un bel po', anche se è possibile, come sempre, sul trono possa esserci qualche ex corteggiatore o ex corteggiatrice non scelto. Non sarebbe una novità? Bene, raga, questi sono gli ultimi rumors direttamente dal fantastico mondo di Uomini e Donne. Vi sembra che si prospetti un'edizione interessante con i nomi che ho appena dato, che poi non c'è niente di nuovo, Avreste voluto un cast diverso? Buonanotte. Se avreste voluto un cast diverso, scrivetemi nei commenti chi vorreste vedere, magari anche qualche personaggio che non vi verrebbe mai per l'anticamera del cervello. Non dite a me che sono sposato, non dite al mio gatto che non mi può fregare di meno. Insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate, ma prima
non posso evitare di interpellare il mio gatto opinionista. Gatto dagli occhi blu, uomini e donne senza te non ce n'è più. Ciao bello. Allora senti, hai sentito, eri qua di fianco a me, quindi hai sentito quello che ho detto. Cosa ne pensi? Ah, no, non esistono le parolacce in gattesco. Un giorno ce le inventerei. Ah, solo parolacce, quindi è meglio che... Ah, ok. Niente di buono sul fronte occidentale. Bene, bene, bene. Ma Giorgio Manetti? Ah, forse l'unico... Ma non perché tu sei un fan sfegatato di Giorgio Manetti, perché almeno un volto nuovo, una dinamica... Vabbè, lasciamo perdere. Quindi, niente. Okay. Silenzio stampa. Va bene, riferirò. Va bene, ciao, mia. Niente, volevo sentire l'opinione del mio gatto, ma dice che praticamente gli vengono in mente solo parolacce a sentire quello che ho appena detto, quindi non le vuole dire, anche perché in gattesco non esistono le parolacce. Pensate che bello, Insomma, vabbè. Comunque, il mio gatto non si esprime, io mi sono espresso, a questo punto esprimetevi voi, ragazzi. Qui sotto c'è lo spazio per i commenti, commentate come non ci fossero domani, fatemi sapere chi vi piacerebbe vedere... Voglio sentire dei nomi inaspettati, mai sentiti primi. Sorprendetemi! E per adesso sapete, mettete like, cliccate, condividete, registrate, fate tutte quelle cosine lì. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, bendazzi!